ringrazio tutte le persone che hanno partecipato alla conferenza stampa. Sono Antonio Giulio Pua, direttore generale della Fondazione Milano. A questa conferenza stampa, oltre a Gianni Dominici che sta arrivando, che ha un treno in ritardo, direttore generale del Foro Piazza Antonio Valente, Dorian, che è un tuo partner in questo progetto e sempre un'indagine che verrà presentata a Roma per la sua rappresentazione della PA, per il punto di vista dei cittadini, e poi i rappresentanti delle aziende sponsor, Sergio Scarpelli che sta arrivando di Fastweb, Donato Mancini di Fujitsu, Maurizio Tommi di Caltel e Maria Grazia Filippini di Microsoft. È un percorso che oggi Milano, Parma, Bologna, Firenze, Pisa e poi la tappa di arrivo è al Forum PA a Roma. Cioè non solo questo, ma da lì si possa far partire un processo di condivisione che è l'obiettivo primario per tutti quanti. In particolare noi avremo il 17 aprile al Comune di Parma, insieme ai Caltel, un incontro che è aperto alla cittadinanza sul tema dell'innovazione e quindi il focus quello della sicurezza. Due giorni dopo, il 29, avremo a Bologna, insieme alla provincia di Bologna, qui la parte principale Fujitsu, su un tema di virtualizzazione del desktop dei dipendenti della provincia di Bologna. A Firenze, il 4 di marzo, questo è un progetto che avevo iniziato io, insieme all'amico Paolo Walker di Microsoft, l'ospedale pediatrico Meyer, che ha adottato il sistema di Verified Communication sulla tecnologia di Microsoft. Poi il 6 di maggio si arriverà al Comune di Pisa con Fastweb e nel contesto del Internet Festival verranno presentati i progetti di e-government che il Comune ha realizzato per la sua città. E tutto si potrà vedere, qui ci sono le carte, l'itinerario, anche sulla piattaforma, e ringraziamo ThinkPad Smart che è parte del progetto, e ringraziamo questo strumento per permetterci di essere virtualmente vicini a questo percorso. Ci occupiamo principalmente di ascoltare i cittadini, quindi per noi era un obbligo, ancorché un piacere, quello di mettere a disposizione da questo progetto qualsiasi strumento che consentisse ai cittadini di A, partecipare, a dire la propria, B, trovare il modo di indurci in tentazione di cambiamento sempre maggiore, C, cominciare a fare quel percorso di partecipazione attiva che è inevitabile nell'immediato futuro per tutti, in particolare per tutti. I casi di successo ci sono e devo dire che tutte le volte riusciamo a lavorare con l'ente per permettere loro di ottimizzare gli investimenti e liberare risorse per promuovere altra innovazione. Quindi per noi appunto è un interessantissimo esperimento sul quale appunto intendiamo cercheremo di comunicare nel miglior modo possibile. Oggi e uno dei punti che abbiamo messo in evidenza è stato proprio la PA in cammino, quindi cercando anche di mettere in evidenza dal punto di vista istituzionale questo cammino appunto che da oggi parte e ci condurrà a Roma. Voi sapete benissimo che c'è una partita in Italia che è la partita dell'innovazione e della digitalizzazione della pubblica amministrazione che deve essere giocata con uno spirito e con una carica di rottura che va paragonata, va immaginata come quella che avvenne all'inizio degli anni 90 all'inizio della presidenza Clinton con il Reinventing Government, quando l'amministrazione federale attuò un programma crash molto dirompente di passaggio dalla carta digitale. Parte di quell'esperienza che è legata alla progettazione di reti innovative è oggi disponibile per un altro mercato, per un'altra area che è quella appunto delle amministrazioni pubbliche, supportando le amministrazioni in questa importante evoluzione. Quindi diciamo... È emozionante e piacevole inserirmi in questo contesto, in questo parterre oggi, e vorrei farlo con un duplice ringraziamento.
Da un lato un grazie profondo e sincero alla Fondazione Milano per aver concepito, ideato, voluto e avviato questo cammino, questa via in cammino, insieme a Forum PA che ci accoglierà a Roma il 9 maggio, e per averci voluto, accettato al fianco in questo progetto nel quale noi crediamo. Se noi vogliamo dare una spinta al sistema Italia, dobbiamo fare in modo che i pochi vecchi saggi che ormai rimangono riescano ad appoggiarsi su dei giovani virgulti con voglia di fare. Ora, il mio problema è che siccome io sono vecchio ma non sono saggio, non sono giovane, non sono virgulto, faccio parte di quella terra di mezzo sostanzialmente inutile. Però, ecco, tenete veramente d'accordo questo problema. Abbiamo pochi vecchi saggi, quelli ce li dobbiamo coccolare. Io sono felice di aver dedicato questo quarto di giornata a voi, perché i vecchi saggi vanno mangiati e vanno incentivati non soltanto a continuare a distillare delle pillole di saggezza, ma a fare succedere delle cose, che è veramente fondamentale.